Buongiorno a tutti, oggi buongiorno. Vi ho portato in un altro posto meraviglioso, siamo a Rudiano sul fiume Oglio e con me c'è Mauro Zanolli, una buongiorno, grande sorpresa, mi ha fatto tanto piacere Mauro che mi hai raggiunto per pescare in questo fiume meraviglioso. Oggi siamo qua per presentare le nuovissime canne di Casa Trabucco, l'Energia, e vedere di insidiare qualche bel cavedano, qualche barbo. Bel barbo che sono... Siamo in un paradiso, come vedete. Bravo, bravo. Siamo praticamente quasi nella tua zona, sì, Mauro. Sì. Siamo in una zona dove raccoglie Brescia, Cremona, Bergamo. Un posto strategico molto, per molto il pescatore. Molto frequentato e molto tutelato. È un posto dove viene praticato il no-kill. Le nasse oggi sono giù per l'occasione unicamente per il video. Solitamente si pesca e si lascia andare il pesce immediatamente. E come dicevo, un posto molto tutelato, un posto eccezionale per la pesca rubesien, ma anche e soprattutto per la pesca bolognese, che si presta tantissimo visto le caratteristiche del fiume, che ha una corrente abbastanza sostenuta e dei pesci veramente notevoli. Mauro, vedendo il colore dell'acqua, saranno super furbi, mi sa. Esatto. Bisognerà pescarli estremamente sottili. Dovremo stringere e andare a cercare di insidiare questi pesci furbissimi, rilasciati moltissime volte, quindi... Bene, dai. Pesci, molto, molto pesci bene. Da premoli. Bene, dai, vediamo un po'. Ascolta, andiamo a preparare un pochino di pastura, un po' a dividere un po' i bigatti, incollarli, sistemarli. Qua a sistemare tutte le esche. I nostri bigattini li abbiamo sistemati nel maggot net in modo che rimangano sempre, esatto, belli asciutti e belli setacciati, pronti per essere incollati. Importantissimi perché in questa stagione così calda non li fanno sudare. Restano areati e rimangono, come perfetti, vedete, estremamente vitali. Poi abbiamo preso un pochino di caster che comunque affondanti, abbiamo affondanti perché abbiamo tanti cavedani, tanti barbi. Per metterli in movimento sulla pasturazione vengono utilizzati. Abbiamo preso anche dei pinchi e degli orsetti. I pinchi li abbiamo presi perché comunque utilizzeremo una pastura da cavedano barbo che è la XP3000. È una pastura con delle caratteristiche speciali per pescare dentro i nostri fiumi. Si è scelta la pastura rossa perché ha un potere attrattivo, esatto, per i barbi, i cavedani, esatto, importante. È una polivalente, va esattamente molto bene sia per il cavedano che per il barbo, un potere elegante sufficiente a tenerla sulla zona di pesca alla quale inseriremo le esche e per la caratteristica della pastura le tiene e le rilascia lentamente. È una pastura a grana medio-grossa, medio-grande, sì, esatto, importante per questi pesci, esatto, di grossa taglia. Esatto. Andiamo a bagnarla allora. Mauro, bagniamo bene, okay, la pastura, a prepararla. Facciamo vedere, come si diceva prima, ecco, è una grana, la grana che contiene sia il fine che il grande, adatta proprio a questi pesci, in maniera da legare, andare a occupare gli spazi quando viene formata la palla e rilasciare lentamente le esche e le sostanze che sono contenute all'interno. Cosa importantissima, essendo una grana medio-grande, di bagnarla in più tranche, esatto, per cercare di far assorbire bene tutte le particelle della pastura. Andiamo a bagnarla. Stiamo utilizzando la frusta di Casa Trabucco, una frusta con doppie saldature, super rinforzata, una frusta mini con dei raggi molto fitti in modo da far girare bene la pastura e uno stelo molto robusto, esagonale, in modo che va a prendere, a grippare molto bene sul trapano.
abbiamo fatto riposare la pastura in modo che è andata l'acqua a distribuirsi in tutte le sue particelle e adesso andiamo a completarla con lo spruzzino. Adesso aggiungiamo dei caster affondanti per fare il fondo iniziale. Facciamo il fondo iniziale perché vogliamo cercare di creare un letto abbondante di pastura e cibo sul fondo per attirare subito dei grossi pesci. Aggiungiamo dei caster. Cosa importante, mentre si pesca è sempre meglio aggiungerne 4 per volta in modo che non si asciugano e non galleggiano. Prepariamo delle palle abbastanza importanti, grosse come una mano, ricche di caster, le stringiamo molto molto bene in modo che rilascia le esche poco per volta. Ne facciamo circa una decina, cerchiamo di farle tutte grosse uguali per cercare di avere bene o male lo stesso peso ed essere molto precisi nel lancio. Mauro, incolliamo i nostri andiamo gigati. A preparare questi gigati. Sono 2 kg, in proporzione facciamo circa 5 litri di ghiaia. Esatto. Questo perché? Perché abbiamo della corrente e abbiamo dei pesci che si è visto che quando si butta questa palla, se è leggera, aggressivi. La portano in giro, la prendono in bocca e la fanno girare sulla superficie dell'acqua. Pesci sono molto aggressivi. Molto bravo. Aggressivi. Incolliamo, bagniamo i bigatti. Quindi, vai, vai, vai. Uniamo la ghiaia. Inumidiamo la ghiaia per portarla già a un grado di umidità abbastanza elevato. Ricordiamo che con la colla magica va bagnato parecchio il materiale in modo che la colla vada a lavorare perfettamente. Mauro, io prima adopererei un po' di Arabic Gum, sì, che ci serve per tenerli estremamente compatti. Esatto. Facciamo sciogliere bene il composto dell'Arabic Gum e poi aggiungiamo la colla magica per tenerli più morbidi in modo che nel secco siamo molto più agevolati nel prenderli e nel manipolarli. Facciamo meno fatica. Andiamo. Andiamo ad aggiungere la nostra colla magica, che è una colla che trattiene molto bene l'umidità tra bigatti e ghiaia. Quindi ci consente di fare una pescata di 2, 3, 4 ore anche con la stessa umidità e la stessa consistenza. Andiamo. Abbiamo terminato il nostro incollaggio, volevo farvi vedere il nostro composto, eccolo qua. Belli tenaci e molto pesanti con tanta ghiaia. Mauro, direi che siamo super pronti, dividiamoci le esche e andiamo a fare il fondo iniziale. Andiamo a prendere qualche pesce. Bene, andiamo. Mauro, ho visto una bellissima mangiata. Un bel pesce. Vediamo che cos'è. Iniziano ad arrivare. Un piccolo barbetto.
barbetto piccolino, coloratissimo, un pesce super robusto. Vi faccio vedere l'innesco che sto utilizzando, due bianchi e un pink. Andiamo a buttare sempre la palla di bigatti vicino al galleggiante, in modo che la nostra esca si impresenta insieme alla pastura. Furbi sono furbi. Eh? Hanno fatto un po' di scuola qua, eh? Ecco un pesce preso con una lenza più leggera. Vediamo. Piccolo barbo. Momento ci siamo alleggeriti, stiamo utilizzando la nuovissima canna l'energia RBX Pro Light da 6 metri, una canna fantastica per pescare con delle grammature leggere, con dei fili molto sottili. È una canna che dà delle soddisfazioni attaccando pesci di questo genere. Questo è un bellissimo cavedano. Tra l'altro stiamo utilizzando la nuovissima testa del guadino di Casa Trabucco, una testa in nylon monofilo con delle rifiniture eccezionali in alluminio verniciato, in modo che il nostro terminale quando scorre non ha nessun problema. Ha una macchia intorno al fianco, vedete che è stato pizzicato da qualche cormorano, li abbiamo visti qua in giro. RBX Pro Light Race, una canna morbidissima, disponibile nelle misure 5, 6 e 7 metri. Sono delle canne studiate dal team Trabucco, canne di nuovissima concezione con delle particolarità uniche. X-Joint viene applicato su tutti gli innesti della canna per tenerla sempre più robusta, ma nello stesso tempo la piega è sempre perfetta. Canne con delle basi estremamente sottili, con materiale CXN Nanotech, un materiale con un bassissimo contenuto di resine, quindi la canna rimane estremamente leggera ma molto flessibile. Un pigo, come potete vedere, dai colori bellissimi, una livrea stupenda, tipico proprio dell'olio di questi fiumi. Andiamo a liberarlo. Faccio vedere un altro innesco micidiale per pescare dei cavedani e dei barbi, un orsetto puntato al limite sulla testa, su un amo del 121 XB della misura del 20, un amo piccolo ma robusto. Intanto il nostro amico qua Mauro, sento la frizione che va, secondo me ha catturato un bel pesce. Un barbo un po' più bellino. Vedo che ti stai divertendo, Mauro.
Questi pescetti sono veramente difficili e quando li attacchi è una soddisfazione, perché l'acqua è veramente chiara e i pesci vedono perfettamente le nostre insidie. Avete visto, mentre pasturiamo, ci sono i pesci che vengono addirittura su a galla sulla palla di Bigatti. Vengono lì in 4-5 pesci, cercano di prendere la palla per spostarla, per mangiarla, però sono molto molto sospettosi. C'è circa 1,60 m, 1,70 m d'acqua, l'acqua è super trasparente, infatti adesso stiamo pescando con dei fili un po' più piccolini del 10 per cercare di insidiare qualche altro bel pesce. Ecco un altro barbo della livrea stupenda del fiume Oglio. Adesso proviamo ad abbassare un po' l'acqua per vedere di andarli a prendere staccati dal fondo. Inneschiamo un bigatto normale e vediamo se riusciamo a fregare questi cavedani super furbi. Lo mettiamo di traverso in modo da presentarglielo in maniera perfetta. Cerchiamo di stargli sempre più vicino possibile alla palla che buttiamo, in modo da cercare di usufruire la scia nel migliore dei modi. Oh, bellissima mangiata! Mauro, bravo Stefano, una bella doppietta allora. Comincia a sentirsi la competizione. Oh, sai Mauro questo dove l'ho preso? Staccato dal fondo almeno mezzo metro in scia della palla di Bigatti, quindi proprio sulla caduta delle esche. Bravo, sono riuscito a fregarlo così con un orsetto puntato. Io invece i barbi li prendo strisciando in terra. Bene, fai bene. Un innesco generoso in maniera che vado ad aggredirlo convinto che sia una parte della colla e invece c'è dentro il mio amo. Fiume Oglio, stupendo, una livrea bellissima. Mauro, continua a prendere dei barbi che con la tua scia dei bigatti e la mia si sono infilati sotto i cavedani. La canna si piega bene, la canna è veramente... Per i nostri fiumi pescare con dei fili sottili in bobina della misura del 12. Tra l'altro stiamo montando un filo super soft. Questo ci darà da fare questo pesce. Non so se è preso in bocca o è appena preso fuori. No, è un cavedano gigantesco, ragazzi. Che ci darà da fare con questi sassi qua sotto? Cerchiamo di tenerlo un po' più staccato, di farlo stancare fuori in modo che non va a incastrarsi qua sotto o ci va a rompere il filo. Abbassando l'acqua, come vi avevo detto prima, staccati dal fondo, siamo riusciti dopo 10 minuti a vedere una bellissima mangiata e l'abbiamo attaccato. Filo in mulinello, sto utilizzando il super soft. È un filo eccezionale, non ha memoria, è un filo che non ha problemi all'abrasione, ma in queste pesche agevola sicuramente in fase di lancio. Ha un'azione eccezionale con la canna, una piega stupenda. Tanto abbiamo proprio fatto la scelta di questa Energia Pro Light per utilizzare una gramatura estremamente leggera e andare a pescarli addirittura anche a galla i pesci, in modo che anche in una ferrata violenta la canna attutisce assolutamente il colpo. Oh, guardate che cavedano, meraviglioso. Ah, si è slamato giusto giusto. È un pesce che rasenta i 2 kg, un pesce sanissimo. In queste acque è uno spettacolo, un godimento unico.
ho utilizzato per ora, per prendere questo pesce, un 121 di amo XB della misura 20, e poi come finale ho usato questo nuovissimo filo che è il GP Competition, che è un filo esagerato, è un filo che va benissimo sia per fare i terminali che per fare le lenze. In bobina abbiamo utilizzato il nostro Super Soft, che è il filo che vi spiegavo prima, che è eccezionale. Sto utilizzando il nuovissimo Explore MT5, un mulinello estremamente leggero con una struttura estremamente rigida. Ha la frizione completamente chiusa, stagna, in modo che va a salvaguardare da polvere e da acqua. 10 cuscinetti a sfera e la manovella del mulinello è sagomata in alluminio. Il mulinello Explore MT5 è disponibile nelle misure 2005, 3005, 4.5 e 5.5. È un mulinello che va ad abbracciare un po' tutte le categorie di pesca. Tra l'altro c'è anche a disposizione, eventualmente, anche le bobine di scorta. Galleggianti Pro BLS RH-C1 RH-C2 sono due galleggianti con un materiale speciale, super innovativo, il materiale RHC. Inizio a presentarvi l'RHC1, che è questo, un galleggiante con la classica pera rovesciata. Ha un'antenna abbastanza sottile, all'interno di questa antenna gli viene applicata una microfibra in modo che su qualsiasi ferrata l'antenna vuota non si romperà praticamente mai. Anellino e ha la possibilità di avere il filo passante e carbonio sotto. Invece l'RHC2 ha un'antenna un pochino più importante sopra, cava portante, una forma con un classico ovetto allungato, sempre materiale RHC, quindi estremamente leggero, e carbonio sotto. Stessa caratteristica con anellino e foro passante. La cosa bellissima per pescare a bolognese è questo materiale RHC. È un materiale super innovativo. Permette di avere il galleggiante estremamente più piccolo a livello di dimensioni, quindi ci darà sempre una mano nell'aerodinamicità del lancio. E poi rimane estremamente leggero, quindi praticamente in lenza non abbiamo quasi niente. Per quanto riguarda il Pro BLS RHC1, è disponibile dalla misura 0,50 fino alla misura 6 grammi. Per quanto riguarda invece il Pro BLS RHC2, è disponibile da 2 fino a 10 grammi. Ami XPS 121 XB e 710 XB. Due ami con due caratteristiche completamente differenti. 121 XB, un amo piccolissimo, con una curva molto stretta, facilissimo da legare, un amo che ci permette di innescare uno, due bigatti o un orsetto per insidiare dei grossi cavedani, un amo super robusto. Al contrario abbiamo il 710 XB, un amo con una forma molto più rotonda, un amo super super robusto, ma la cosa bella è che anche sulla misura del 20 è estremamente piccolo, ma robustissimo. Novità
novità assoluta 2021-2022, un filo eccezionale per terminali e lenze, il GP Grand Power Competition. È un filo estremamente morbido che non ha paura assolutamente dell'abrasione. È a disposizione dalla misura dello 0,84 fino alla misura dello 0,30. È un filo fantastico e tra l'altro, oltre alla bellissima confezione che gli viene proposta, ha anche questo box in plastica che serve per salvaguardare il filo nel nostro cassettone o nella nostra tasca. Attaccato un altro, Maurino. Non lo so, no, non è grossissimo questo, dai. Non è come quel super panciottone che abbiamo preso prima. Ragazzi, l'abbiamo preso proprio al limite della bocca, ma una cosa che voglio farvi notare, guardate dentro quanti bigatti ha. Due fiondate li ha mangiati praticamente tutti. Mauro, io ti ringrazio che mi hai lasciato pescare 10 minuti da solo. Dopo due fiondate, eccolo subito là. È arrivata un'altra nave. È arrivato un altro bel cavedano. Ho cambiato canna in questo momento. Sto utilizzando l'Energia Race Competition di una misura più lunga, 7 metri. Perché prima ho avuto difficoltà qua sotto i piedi a recuperare quel grosso pesce e quindi preferisco utilizzare una canna con una metratura più lunga, in modo che nell'azione di recupero mi dà una mano nel tenere questi pesci molto grossi distanti dalla sponda. Mauro, e dai, dove sei arrivato, ti sei messo addirittura 2 metri sotto a valle. Stiamo sfruttando il picchetto di Premoli a tutto andare, È stata un'azione, diciamo, disonesta, di sabotaggio. Sembra che l'azione di fiondare abbia i suoi effetti a valle. Magari vuoi anche il guadino per prendere quella alborella. Magari mi servirebbe anche il guadino. Va, ti lo presto io, guarda. Guardate che collaborazione. Che tandem. Tac. Mauro, hai catturato un bel cavedano, ma secondo me era la zona di pesca sbagliata, Per poterlo prendere mi sono messo a valle del mio socio e finalmente è arrivato un pesce d'Italia. Ha sfruttato la scia dei bigatti, abbiamo fatto la scelta di fiondare. Sono venuti su a galla e stiamo pescando con 1 metro d'acqua. Beh, Mauro sta utilizzando l'Energia Race All Round a 7 metri. È una canna bellissima, anche lei con una calciatura sottile. È una canna che ha un casting molto più potente rispetto alle altre due. È una canna che non ha paura a prendere dei pesci super, dei barbi, dei grossi cavedani, anche con dei fili 18-20 senza nessun problema. È una canna che si adatta molto bene per i nostri fiumi dove ci sono le acque molto molto forti o dei pesci molto grandi. Per tarare un galleggiante di una grammatura abbastanza importante per stare bene sul fondo, abbiamo utilizzato le nuovissime Run Drop, che sono una via di mezzo tra una sfera e una Turpil già plastificate e marchiate. Già plastificate sono eccezionali perché non perdono ossido e la cosa bellissima è che hanno un pochino in più di gomma dalla parte alta e dalla parte bassa, quindi possiamo evitare di mettere i siliconi in modo che non vanno a danneggiare i nostri piombi. Ora vi faccio vedere la piombatura che ho utilizzato per pescare i cavedani. Un galleggiante da 1 grammo, ho fatto praticamente una frusta circa lunga 1 metro con dei piombini piccoli dell'11 verso la parte finale e a chiudere
la frusta con dei piombi più grossi del 10 e del 9. El bel. Siamo alla conclusione di questa meravigliosa pescata. Volevo illustrarvi le nuovissime canne di Casa Trabucco, le Energia RBX, la Pro Light, la Competition e l'All Round. Come vi dicevo prima, tutte le canne vengono fornite con le misure 5, 6 e 7 metri già annellate con anelli SIGAI, un'impugnatura antiscivolo, materiale CX Nanotech, un materiale super innovativo con delle rifiniture al top, tappo in alluminio a vite e canne estremamente belle. Mauro, oggi ti ho visto che hai usato l'All Round per prendere dei barbi, come ti sei trovato? È una canna eccezionale, di una robustezza e una sicurezza assoluta, ti permette di fare qualunque cosa con qualunque pesce, mentre invece per il cavedano che ho preso a galla ho usato la Pro Light, leggerissima, una canna estremamente veloce, prende dei pesci a galla con una canna bolognese da 6 metri a quella... Non è facile, le nostre energie è diventato con questi facile. Attrezzi riesci a farlo, infatti i pesci che abbiamo preso, i più grandi, li abbiamo presi praticamente come pescando a Rubesien. Mauro, una giornata meravigliosa. Splendida. In riva a un fiume meraviglioso. Solo essere qui è già uno spettacolo. Una giornata passata in compagnia come si deve. I pesci si magnifici. Sono anche presi, ci siamo divertiti, abbiamo riso tanto dei bellissimi con pesci. Due bolognesi, poche cosine, massimo risultato. Esatto. Bene, adesso io direi che possiamo liberare i pesci senza stressarli ulteriormente, infatti. E ci godiamo in questo momento e li vediamo andare via. Mauro, grazie di tutto. Ottima giornata. Ottima giornata. Salutiamo tutti. Saluti alla prossima. A tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. A tutti. Ciao.